Sì, l'invito è agli studenti che devono scegliere le scuole superiori, ma anche l'università, perché con i loro familiari, gli insegnanti, i dirigenti scolastici vengano al salone. Orientamenti vuol dire capire qual è il percorso da intraprendere, incontrando le scuole, le facoltà, incontrando imprenditori, ricercatori, giovani e meno giovani che hanno avuto un sogno e sono riusciti a realizzarlo. Pensiamo che la presenza delle scuole sia un elemento qualificante e ci sono dei momenti di confronto molto, molto importanti. Avremo una convention in cui parleremo dell'iniziativa governativa sui giovani con 400 giovani, in videoconferenza con Roma e Catania. Avremo l'Olimpiade dei mestieri, perché la scuola professionale e tecnica ha qualità e può consentire un inserimento nel mercato del lavoro più rapido e altrettanto importante di quello che non consentano gli studi superiori. I quattro istituti tecnici superiori, dopo la maturità, nelle diverse attività dell'energia, del mare, del naval meccanico, dell'information technology. Io credo sia un momento importante, una tre giorni in cui chi vuole ricevere delle informazioni, vuole incontrarsi con persone capaci che possono dire qualche cosa, le autovalutazioni della provincia per gli studenti sulle loro competenze e attitudini. Non è una fiera perché c'è formazione, non è un mercato perché si orienta e non si fa concorrenza tra le diverse scuole, è un momento da vivere e noi ci aspettiamo che chi ha voglia di pensare a se stesso per il futuro venga qui, immagini il suo sogno e poi inizi a lavorarci sopra. I dati sull'economia in Liguria non sono particolarmente confortanti in questo momento, sarà dura tirare sul morale ai giovani? Noi non dobbiamo tirar sul morale ai giovani, non dobbiamo avere paura di dire la verità. Trovare un lavoro è molto complicato, la disoccupazione è straordinariamente pesante, ha quote che da tempo, da anni non si vedevano. Per affrontare il tema del lavoro bisogna acquisire sempre più conoscenze e competenze. Il nostro sogno, e il salone dedicato a questo, è quello di far combaciare scuola, istruzione, formazione e mondo del lavoro. Istruire i ragazzi anche stando in azienda. Noi non sappiamo che sono stati assunti comunque decine e decine di migliaia di persone. Quindi il tema è come riesco a costruire una conoscenza, una competenza, metterla al servizio del lavoro e quindi riuscire a trovare uno spazio. È complicato, c'è molta competizione, non abbiamo tempo per deprimerci, abbiamo invece la necessità di costruire conoscenza e competenza insieme ai ragazzi perché sia data a tutti la possibilità di trovare un proprio sbocco. Qui ci saranno giovani ricercatori, giovanissimi ricercatori che avevano il sogno di fare un bel lavoro e hanno trovato la possibilità di farlo. Ci sono persone che hanno aperto un'azienda, anche giovani, ci sono persone che hanno perso gli studi, li hanno ripresi, hanno fatto una formazione professionale e oggi sono datori di se stessi. Io credo che la preoccupazione e il senso di realtà che si è manifestata nella ricerca per i giovani sia in realtà un buon presupposto, perché identificato un proprio percorso e quindi il proprio sogno si inizi a lavorare per quello. Io non credo che ci siano fasi delle persone che non abbiano momenti di difficoltà, così come la storia di questo paese è fatto di momenti difficili, crudi, e questo per quanto riguarda l'affermazione del mercato del lavoro è uno dei momenti più difficili della nostra storia. Noi dobbiamo sapere che siamo in questo tempo, possiamo e dobbiamo vivere questo tempo, possiamo anche realizzarci ed essere sereni in questo tempo. Dobbiamo, come dire, attrezzarci. Il compito del sistema dell'istruzione, della formazione, ma anche delle imprese, è quello di consentire ai ragazzi di mettere nello zaino tutti gli attrezzi necessari, non solo per sopravvivere, ma anche per realizzarsi appieno in questa società.